posso approfittare di avere due grosse grandi magistrati da palermitano. Nel mio caso alto, forse un po' di ma no. Domanda che c'entra e che non c'entra. Cioè, a parte che anche il cardinale Ruffini mi ricorda che, non, che la mafia non esisteva. Ma oggi come oggi, negli ultimi anni, come mai a Palermo non si spara più? Posso fare un'altra domanda? Tutto è clara. Domanda di allora, dunque, io sono palermitano. La mafia, allora... Hanno cambiato strategia. No, bisogna però mettere, secondo me, chiarire un po' nello, l'articolo 1 dello statuto di Cosa Nostra, di Cosa Nostra, visto che stiamo parlando di Cosa Nostra, non è uccidere la gente. Forse per Cosa Nostra non ucciderebbe mai. Cosa Nostra uccide se e quando qualcuno costituisce un ostacolo. Cosa Nostra uccide quando questo qualcuno che ritiene poter costituire un ostacolo che altrimenti non si può superare. Ora, se faccio questa premessa, poi la risposta potrebbe essere conseguenziale, potrebbe avere anche delle interpretazioni non necessariamente belle, positive, incoraggianti. Certo è che Cosa Nostra, come strategia, probabilmente, con un certo momento in poi, ha capito che fare saltare aria 200 metri dallo stadio non era il massimo della vita. L'azione che lo Stato, in qualche modo, ha dovuto intraprendere contro Cosa Nostra all'indomani della strage di Via D'Aveglia è stata una reazione che per la mafia ha costituito un momento di grossa crisi. E, oltre che probabilmente a un certo momento in poi ha scosso le coscienze anche all'interno di quell'associazione criminale, ammesso che di coscienze si può. Sì, ma collaboratori di giustizia sono stati. Quando poi quei collaboratori di giustizia sono stati incentivati, oltre che dalle norme premiali che in qualche modo lo Stato doveva mettere in campo, anche dalla efferatezza di alcuni crimini, allora Cosa Nostra nel suo complesso ha capito che la strategia della violenza per la violenza non poteva non necessariamente pagare. E dunque, dall'avvento di un'altra ala dominante all'interno di Cosa Nostra, che non era più quella dei corleonesi o dei corleonesi stragisti, ma era quella di chi in qualche modo tentava di mediare col potere politico, di mediare col potere economico, probabilmente Cosa Nostra ha capito che uccidere non necessariamente deve essere usata come la prima delle armi per vincere e superare lo Stato. Il che non significa che questo debba in assoluto far pensare che Cosa Nostra non torni ad uccidere l'insieme, anzi. E però devo dire che in qualche modo lo Stato si è attrezzato. Io faccio parte di una generazione di magistrati successiva a quella di Peppino Iala, e questa è anche una grande intuizione di Giovanni Falcone, cioè la mafia uccide, o comunque la mafia ti punta quando ti individua come ostacolo, quando tu non sei più il sostituto procuratore della Repubblica, quando tu sei Peppino Iala che rompi le balle alla mafia. Allora, quello è il momento di maggiore pericolo per chi si occupa di questo. E probabilmente nel periodo vissuto da Peppino, lo sapevamo tutti, io ero un giovane studente universitario e Peppino Iala, Renato Carnotta, Peppino Di Lello, Giovanni Falcone, Paolo Borsellino, delle figure emblematiche, carismatiche, cioè noi stessi da cultori del diritto, da studiosi di giurisprudenza, da appassionati delle cronache, vedevamo che da un lato c'era un'entità mostruosa senza contorni ben precisi e dall'altro lato c'erano 5, 6, 7 persone che la combattevano. E l'intuizione di Giovanni Falcone, andando al ministero, fu quella di creare una struttura che dividesse invece le competenze e le conoscenze e che non si identificasse più nella singola persona, ma si identificasse in una squadra, e da lì la creazione della direzione di struttura antimafia, di un pool di magistrati che avesse ciascuno il tutto delle conoscenze e non si sovraesponesse conoscendo soltanto in capo quella persona la ferocia o le strategie di Cosa Nostra, tanto da far venire meno quel pensiero che tolta questa persona si dovesse ripartire da zero. E quindi questa è una delle strategie, e insieme a questa tutta una serie di strategie dello Stato che in qualche modo hanno indotto la mafia a pensarci più di una volta adesso quando si dovesse mai coordinarsi una strategia. Probabilmente erano anche, come dire, più anche dei sistemi di anche di tutela, non so, io ho letto con grande interesse quel tipo del tuo,
la provocazione che hai lanciato su Repubblica a Palermo, è una cosa incredibile, la condivido qualcuno forse loro non sanno di chi stiamo parlando, quindi forse è bene fare un fa di a un certo punto scusami, allora le scorte a un certo punto, la protezione dei magistrati a un certo punto è servita, la protezione degli imprenditori, la protezione dei singoli commercianti che andavano a fare l'estorsione, ma non tanto e non solo perché la protezione è servita a rendere più difficile l'atto stragista, ma per dare anche l'idea di un interesse dello Stato inteso come organismo a tutela di quello che stava facendo quella persona, di quello che quella persona ha rappresentato. Io penso a Libero Grassi, penso ai commercianti di Capodorlano, penso a una serie di gente, penso a Rosario Di Latino. Cioè Rosario Di Latino andava tutte le mattine da Caricattia da Agrigento con la sua macchina, e Rosario Di Latino era uno che si occupava da solo, comunque con pochi uffici, con pochi colleghi, perché al tipo di Agrigento i colleghi erano pochi, di combattere una delle mafie più feroci che esistono in Sicilia, una delle famiglie mafiose più feroci che esistono in Sicilia, che è quella dell'Agrigentino. E Livativo è morto ammazzato, inseguito per centinaia di metri dal killer che inseguiva la pistola. Sarebbe goduto da tutto. Abbiamo solo